Buonasera amici di Realty in TV, abbiamo il piacere di ospitare Massimo Bertarelli. Buonasera Massimo. Ciao, buonasera a tutti. Che è qui per presentarci un noir, Cabala Noir a Milano. Il vice questore Tomba Masselli e un'indagine nera. Beh, sarà bellissimo, chissà cosa ci sarà in questo libro. Saluto subito la nostra Queen, la nostra Giusy, sempre bellissima, e passo a lei la parola. Grazie direttore, buonasera a lei, benvenuto Massimo, è un piacere averti qui. Oh, Giusy, ciao, grazie a voi. Grazie a te. Allora Massimo, milanese, proprio per la precisione, zona Navigli, adesso noi precisiamo perché viviamo anche noi a Milano, quindi precisiamo, però vivi da tantissimi anni a Monza, quindi ti sei trasferito, autore di diversi libri, sei un maratoneta o ex maratoneta, insomma, ci si rimane, Massimo. Sei anche impegnatissimo, visto nel sociale, in bellissime anche iniziative di aiuto ai senza tetto, carcerati, anziani nelle case di riposo, insomma ti dai un bel da fare con dei progetti davvero molto belli, complimenti. E anche ho visto che sei responsabile di gruppi di lettura, insomma delle cose bellissime, non stai mai fermo Massimo. No, diciamo che generalmente non mi vedete davanti ai cantieri, quello è sicuro. Li guardo dalla finestra eventualmente, perché abito sopra il centro sportivo del Monza e siccome adesso è andato in Serie A lo stanno rifacendo su tutto e allora ogni tanto sbircio, do un'occhiata, vedo come procedono i lavori, ma poco. Ho altro da fare. Inizi così ad avvicinare al mondo, però con calma. Va bene, ci sta. Allora, ovviamente stiamo scherzando. Vabbè, oggi presentiamo insieme però appunto un nuovo libro, un noir. Tra l'altro è un debutto in Fratelli Frilli, ho visto. Sì, con quei Fratelli Frilli è il primo romanzo, spero che sia il primo di una lunga serie, anche perché effettivamente questo romanzo nella mia testa è il primo di una serie. E quindi se le cose andranno bene, se riuscirò a mantenere uno standard di scrittura che possa piacere, mi auguro proprio che questo rapporto, che è cominciato tra l'altro benissimo, vada avanti il più lungo possibile. Tanto però dipende da me, ovvio. Certo, ma noi lo speriamo anche noi, Carlo, mi raccomando, hai sentito? Facciamo subito vedere il libro di cui stiamo parlando, Cabala Noir a Milano, il vice questore Tomba Masselli e un'indagine nera, appunto Fratelli Frilli Editori. Allora Massimo, intanto questo Cabala incuriosisce, perché nel senso questo è un noir per così dire classico, perché ci sono tutti i presupposti appunto per esserlo, però è anche abbastanza innovativo, originale. Nell'argomento trattato, nello stile, adesso ne parleremo insieme, e poi questa scelta insomma attrae, nel senso questo stile come dire un po' esoterico, un po' mistico, un po' religioso, un po' filosofico, ecco stiamo toccando questi ambiti, però noi come al solito non riveliamo tantissimo perché dobbiamo lasciare piacere ai nostri amici di assaporare nella lettura il tutto, però subito un accenno a questo Cabala, nel senso Cabala poi ebraico, specifichiamo perché non dobbiamo confondere, visto abbiamo, diciamo, come fuori onda. La Cabala ci sono arrivato in un percorso all'incontrario, che poi lo stesso percorso all'incontrario che ho fatto per arrivare alla Cabala, poi l'ho travasato anche nel romanzo, perché è proprio un'indagine che va a ritroso. Tutto nasce ben 10 anni fa all'interno di un museo milanese che è l'Hangar Bicocca. Ero stato invitato a vederlo e per i milanesi che lo conoscono c'è un salone enorme nel senso che sarà alto più di 30 metri e grande quanto un campo di calcio se non di più, dove sono posizionati i 7 palazzi celesti di Kiefer, che è un'installazione fissa molto particolare, molto suggestiva. E quella sera, guardando questa installazione, sono rimasto colpito dal fatto che 6 palazzi sono tutti più o meno raggruppati vicini tra di loro. Ce n'era uno solo, il più piccolino di tutti, in fondo al salone dall'altra parte. Ed era anche una zona abbastanza in penombra,
perché è tutto scuro, almeno all'epoca tutti i pilastri erano pitturati di blu scuro, questi palazzi sono dei manufatti di cemento armato chiaro, illuminati da sotto da dei lampioncini, e quindi creavano questo effetto chiaro-scuro che era abbastanza interessante. Io arrivo in fondo all'ultimo di questi palazzi e vedo che sotto c'è un taglio, una specie di porticina, e non so che cosa mi è venuto in mente quella sera. Il primo pensiero che ho avuto è stato: questo sarebbe un bel posto per commettere un omicidio. E lì, così, proprio, è una cosa di così, così. E si vede che Zanga bicocca e dice: perfetto, questo è un posto ideale. Perfetto, ma soprattutto quella torre, non le altre sei, proprio quella lì, perché era la più tranquilla, la più defilata. E chiaramente, probabilmente chi scrive già Le Noir, forse qualche rotellina tutta a posto non la deve avere, perché penso che una persona normale. Questo l'hai detto tu, Massimo, non lo dico. No, io prendo una deformazione un po' professionale, dai, un occhio un po' deformato, diciamola così, dai, vabbè però, diciamo la verità, stavo cercando una storia da scrivere e non avevo ancora in testa niente. Ma fino a lì non era successo niente. L'ho scoperto qualche giorno dopo, guardando la brochure dell'Hangar Bicocca, che quella torre ha un nome ed è il nome Sephiroth. A me il nome Sephiroth richiamava qualcosa, sono andato a controllare e torno indietro, sono arrivato prima all'albero della vita. E chiaramente l'albero della vita è la rappresentazione iconografica della Kabbalah ebraica. E da lì è nato tutto questo pensiero, mi è ritornato in mente che era un posto ideale, diciamo, per commettere un omicidio, e la storia è nata così. Insieme le cose, in sostanza, e vedi, è arrivato il flash proprio, è arrivata l'ispirazione, così dire. È vero. Non eri a priori, diciamo, un appassionato di questa argomentazione, sei andato ad approfondire, diciamo, in seguito a questa cosa? E soprattutto quando mi sono reso conto che avrei toccato un argomento, prima di tutto una religione che ha oltre 2000 anni di storia, frequentatissima nel mondo, e quindi quando ho capito, ho avuto quell'aggancio per scrivere il romanzo, e io della Kabbalah ho preso soltanto esclusivamente il discorso delle Sephiroth, mi sono appassionato tantissimo al loro significato, ed è da lì che sono riuscito a costruire poi il romanzo, e su quello ho letteralmente studiato, ho letto dei libri, ci sono su YouTube rabbini o studiosi che la spiegano, insomma mi sono informato giusto per non scrivere delle grandissime stupidate, perché questo è normale, oltre a cercare di non offendere chiaramente chi in queste cose ci crede e le pratica. Quando ho capito che in fin dei conti quelle poche cose che avevo scelto ci stavano ed erano anche giuste, esatte, chiaro, io li ho travasate in una maniera che sicuramente a nessun cabalista potrebbe interessare da un punto di vista pratico, perché loro le studiano come filosofia, come modo di vita. Io invece le ho fatte passare attraverso, diciamo, un cabalista della domenica che si è inventato un percorso vendicativo ispirandosi proprio alle Sephiroth della Kabbalah. Beh, noi ti facciamo i complimenti, perché io, questo lo possiamo rivelare, nostri amici, comunque è un tocco di... come dire, è una nota in più nella lettura, è un qualcosa che affascina, un qualcosa che attira, anche un qualcosa di diverso, perché chiaramente poi è bello anche sempre stupirsi leggendo e trovare qualcosa di innovativo. Dicevamo anche lo stile. Ecco, lo stile è particolare. Vorrei che tu, diciamo, raccontassi ai nostri amici a cosa anche mi riferisco, perché c'è proprio una narrativa particolare, intanto molto diretta, per niente pomposa. Ho visto che non hai fatto neanche, per esempio, dei ritorni, dei flashback, è tutto diretto, è tutto proprio così veloce, è questo proprio così. Però non è solo questo, c'è una particolarità, diciamo, nello stile della narrazione. E la particolarità anche lì è nata un po' di anni fa, incrociando su YouTube un formatore che parlava di una metodologia di scrittura non moderna, perché moderna non è il termine giusto, più al passo coi tempi che stiamo vivendo.
e si chiama la scrittura immersiva. E la scrittura immersiva è tutto ciò che attualmente, purtroppo nell'editoria italiana, ancora non è recepito bene. Già la parola immersivo ti fa capire che cosa ci sia dietro, vuol dire prendere il lettore, portarlo direttamente nella testa del protagonista e fargli seguire tutta la vicenda come se lui fosse di fianco al protagonista, se non addirittura nella sua testa. E questo vuol dire sicuramente una narrazione che io ho usato, che è una narrazione in prima persona al presente, che effettivamente è la più immersiva in assoluto. Certo, è diretta, ha degli svantaggi perché tu hai un punto di vista unico e quindi tutto romanzo lo devi costruire focalizzato, in questo caso, su Tom Bamasselli, su quello che fa, su quello che pensa, su quello che ricorda, su come agisce. Però ha dei grandissimi vantaggi, effettivamente, come hai detto tu, che chi lo legge si sente realmente immerso nella storia. In tutto il romanzo non c'è un solo intervento al di fuori della narrazione e delle scene di come si stanno svolgendo. Vale a dire, non esiste l'autore o il narratore onnisciente che ogni tanto entra dentro nel romanzo e comincia lui a spiegarti: guarda che questo che fa quella cosa e quell'altro che parla. Infatti nel mio romanzo non c'è un solo disse dall'inizio alla fine, perché chi lo legge sa sempre chi sta dicendo o chi sta facendo che cosa. E questa è la bellezza della narrativa immersiva, che non è per niente semplice. Scrivere una storia così, un libro così, è anche difficile, perché... È 2 anni che la studio, non penso di averla imparata ancora benissimo. Questo è il primo tentativo e mi sembra già venuto bene. Il secondo romanzo, che c'è già, è del proseguimento della serie del Tom Bamasselli. Mi sono reso conto che con l'esperienza mi è venuto più facile scriverlo e soprattutto con gli insegnamenti che ho ricevuto è molto più semplice, molto più veloce editarlo e sistemarlo. Sì, questo... un po' anche uno dei primi in Italia comunque che fa questa... Non siete in tanti, eh? Cioè, non... Almeno che io sappia, siccome questa scuola è nuovissima, diciamo sono 2 anni che la insegnano, e soprattutto era orientata molto sul fantasy, perché era un formatore con delle forti pulsioni fantasy, e quindi adesso ci sono già parecchi libri, ma in quel settore, in quel genere, pubblicati con questo sistema. Il thriller, il giallo noir, se non sono il primo, sono proprio uno dei primissimi. Sto aprendo un sentiero che speriamo un domani percorrano altri scrittori, soprattutto quando si rendono conto che, vabbè, studiare prima è difficile, ma quando poi ti rendi conto che scrivere è un po' più semplice, forse... Allora forse anche i suoi... Pensano. No, e soprattutto quando la lettura risulta godibile, piacevole, e viene fuori un bel risultato, questo è anche... per i lettori, diciamo, no? Andiamo alla nostra storia, nel senso andiamo un po' a dare ai nostri amici a casa qualche, diciamo, nozione, nel senso quelle, noi non ci spostiamo tanto proprio da quello che possiamo dire, e anche di delineare un po' il nostro vicequestore. Certo, hai scelto un nome, Massimo, che è tutto un programma, cioè Enrico detto Harry. Solo Harry. Per qualche, diciamo, amico, per pochi Tomba, non so se è un privilegio o no farsi chiamare Tomba, nel senso, che tipo è il nostro Tomba Masselli? Allora, innanzitutto Harry Tomba Masselli è un gioco enigmistico. Ecco. Se siete appassionati di anagrammi, scrivete sopra Harry Tomba Masselli e sotto Massimo Bertarelli, provate un po' a vedere che cosa viene fuori. Pensa a te, questo è il colpo proprio da maestro. Non sapevo che nome dargli. Il colpo del maestro, va bene. E questo è il nome. Ma che tipo è, Massimo? Allora, diamo un po' le dritte sul nostro vicequestore. Com'è questo vicequestore? Harry Tomba Masselli mi è stato definito da una recente recensione una persona vera, viva, è piena di sentimenti, ed effettivamente è vero, è proprio così, perché lui è rimasto vedovo 5 anni prima che incominci questo romanzo
e la morte della moglie per lui è un problema ancora molto molto sentito, non è riuscito ancora a staccarsene. E così facendo lui si è buttato solo esclusivamente sul lavoro. Sul lavoro non scherza niente, nel senso che oltre che essere tosto, è però una di quelle persone che lascia fare molto i subalterni, e così facendo ha creato un team veramente affiatato, tanto è vero che sarà proprio uno dei suoi ispettori che troverà quell'aggancio cabalistico per indirizzare l'indagine verso la conclusione esatta. Ci ho giocato un attimino sul fatto che quando ho scoperto che stavo per scrivere una storia del genere, mi è venuto in mente che tipo di persona poteva essere più adatta, sapendo come andava a finire, per svolgere le indagini. E a questo punto ho pensato, ma forse la persona più adatta potrebbe essere soltanto un ateo. Mettiamo un ateo che indaga su una storia di religione e quando arriva alla fine vediamo un po' se qualche problema non ce l'avrà. E quello è stato anche un gioco, diciamo, da autore, per dare quel qualcosa in più, per creare quel contrasto. E inizialmente è blando perché la storia non è ancora chiara come si definisce. Quando spunta effettivamente tutto ciò che c'è dietro di cabalistico, allora a quel punto l'altro che c'è in tomba Masselli e incomincia a uscire, e verso la fine esce anche pesantemente. E ci fermiamo perché non dobbiamo spoilerare, assolutamente. Ecco, ho visto che è anche un appassionato di Eagles, ma c'è un tocco tuo? Io sono nato nel 54, nel famoso 68 entravo in prima superiore, quindi capite anche voi in che periodo ho passato la mia gioventù. E quindi, vabbè, a partire dai primi Pink Floyd, alle prime band rock vere e proprie, poi chiaramente sono arrivati gli Eagles, gli Scorpions, potrei stare qui a parlare per un po' di tempo. Tra tutti dovevo scegliere, perché nei miei romanzi mi piace sempre mettere un riferimento musicale, perché effettivamente fa parte della vita. Tutti noi ascoltiamo musica, ci piace ascoltare musica, e quindi anche un personaggio di un romanzo, e perché non farlo appassionare di musica? E siccome in altri romanzi utilizzavo altri gruppi, ho detto, tra tutti quelli che mi piacciono, Tomba Masselli è un appassionato di Eagles. Sì, abbiamo destinato gli Eagles. Ho la casa piena di dischi e DVD degli Eagles, sono andato sul tranquillo. Mi sembra un'ottima scelta. Bene ragazzi, cosa dire? Avete visto che insomma gli argomenti di interesse non mancano, il fascino, la curiosità, il ritmo, anche una narrazione nuovissima è molto molto interessante, i cadaveri non mancano, penso di averti detto... Ce n'è parecchi, insomma penso di avervi detto già tanto e vi consiglio vivamente questa lettura. Massimo, sei, abbiamo capito, già al lavoro per appunto un seguito del nostro Tomba Masselli, vuoi darci qualche anticipazione sia di questo o di altro, quello che vuoi? Ma diciamo il secondo che è già scritto, cioè l'avevo già scritto alla fine dell'autunno scorso. L'ho lasciato decantare per un bel po' di mesi. Giusto settimana scorsa mi è scattato l'impulso irrefrenabile. Forse così, proprio. Ecco, quando parte, parte. E a quel punto l'ho ripreso in mano. Il bello è che rileggendolo dopo tanti mesi non è che sia nuovo, però te lo gusti di più. Mi sono reso conto di quello che ho detto prima, come viene molto più semplice rileggerlo e rimetterci le mani. È comunque un'altra avventura ambientata a Milano, questa parte al Parco Lambro, quindi più milanese di così non si può. E rispetto a questo è molto meno noir, è molto più giallo, perché con questo primo romanzo io ho fatto una specie di istantanea di Tomba Masselli, chi è, per farlo conoscere in un determinato momento. Ed essendo un'indagine che si conclude in pochissimi giorni, quindi con un ritmo serrato, non c'era spazio per divagare più di tanto. Certo,
si incomincia a conoscerlo, si intuisce chi è, ma per conoscerlo bene, cominciare a entrare meglio nella sua vita privata e soprattutto vedere se la sua vita incomincerà un attimino a cambiare, ecco, col secondo romanzo mi sono preso un pochino più di spazio e Thomas Masselli si comincerà a conoscere meglio di sicuro e spero che possa piacere, come sta piacendo questo. La responsabilità mia a questo punto è doppia, perché essendo partito con un romanzo che a quanto sembra piace parecchio, adesso la mia responsabilità è rimanere a quei livelli e non è così facile. Non è una responsabilità da poco, ma noi siamo sicuri che tu ce la farai alla grande e soprattutto grazie per averci dato queste bellissime e interessanti anticipazioni. Grazie Massimo per essere stato con noi, complimenti, è stato un grande piacere averti come nostro ospite. Grazie a voi, mi ha fatto molto piacere, se le cose vanno in un certo senso, possiamo darci quasi l'appuntamento fra un anno. Assolutamente sì, sei il benvenuto e sicuramente ti aspettiamo per un'altra bella chiacchierata su un altro bellissimo lavoro. Intanto consigliamo agli amici a casa Cabalà Noada a Milano, il vicequestore Tomba Masselli e Un'indagine nera, Fratelli Frilli editore Massimo Bertarelli per Real Team TV. Grazie Massimo, alla prossima. Grazie a voi, ciao, grazie.